Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio mostrarvi quello che ho acquistato dal sito Michelle Nails. Ho fatto appunto un ordinino, incuriosita da questi prodotti e incuriosita nel provarli perché appunto finora ho sempre solo acquistato dal sito Passione Unghie, quindi avevo voglia anche di provare qualcosa di nuovo. Partiamo subito col vedere quello che c'era nel pacco. Io ho già tirato fuori tutto, comunque era tutto ben imballato con la carta con le bolle, comunque imballato molto bene e quindi poi non è la prima volta. È già il terzo tentativo che faccio nel girare questo video, quindi le cose le vedete anche già, gli smalti così li vedete già anche aperti, però vabbè, almeno mi sono anche un po' portata avanti. Allora, spostiamo un po' il tutto. Come prima cosa voglio partire dall'omaggino. Allora, mi è arrivato in questa cartina qua, in questo sacchettino qui molto carino, appunto con scritto omaggio per te, grazie per l'acquisto, e all'interno c'era un gel color, quindi veramente come regalo molto molto gradito un gel color. Questo è il codice B008. E questa è la colorazione del gel, appunto. Allora, si presentano con questa cartina qua che io prontamente con una pinzetta per le sopracciglia ho aperto, per le sopracciglia ho aperto perché sennò mi sono aiutata con quella. E questo è il colore del gel, molto bello, è un rosa porcellino. Non sono troppo densi, ma sono abbastanza liquidi, quindi sono curiosa anche per la stesura di questi prodotti. Ovviamente poi vi farò sapere. Purtroppo non sono riuscita a fare gli swatch sulla rotellina, quindi perdonatemi, ma veramente non ce l'ho proprio fatta. Il pack dei gel è questo qui, è molto molto carino ed è anche molto leggero. Rimanendo in ambito di gel, io ho voluto acquistare un gel color. Questo qui è della linea Gold e questo appunto è il numero del colore e questa è la colorazione che ho scelto io ed è un fucsia. I gel sono 8 ml di prodotto. Qua adesso diciamo che non mi piace troppo la cartina qua perché anche nell'apertura ho avuto un po' di difficoltà, quindi ho impastato un po' su tutto. E questo qui è il colore, è un fucsia bellissimo, molto molto bello. Quindi anche questo lo troveremo. Ormai si è sporcato tutto, poi ovviamente dopo con calma andrò a sistemare tutta la cartina. Poi ho voluto acquistare 4 semi permanenti, 3 di una linea e uno di un'altra. Questo qui è della linea Gold e questo l'ho pagato 5,90 euro. Il codice del colore è questo, A034. Il colore è questo blu elettrico bellissimo. Anche questi qui sono curiosa di vedere come sono nella stesura, nel momento della stesura. Questo è il pennellino, è il classico pennellino, diciamo, è più piccolo, più sottile rispetto a quello di Passione Unghie, quindi sono molto curiosa di provarlo. E quindi questo è il primo semi permanente, 5,90 euro. Poi i tre che ho preso sono della linea Pretty Gel Soak Off, questo in particolare lo 043 e questo qui l'ho pagato 5,59 euro e il colore è questo rosso bello acceso. Almeno dal vivo è più acceso che in anteprima, come lo vedo appunto io in anteprima, ed è questo qua, bellissimo. Poi
L'altro è il numero 174, pagato 5,59 euro. Ed è questo nude malva che è stupendo, veramente molto 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 bello questo colore qua, mi piace un sacco. E l'ultimo è il 235, che ho pagato invece 4,19 euro. Sicuramente sarà stato scontato, perché alcune di queste cose erano scontate, ma ora non ricordo precisamente che cosa. E questo è il colore, è un prugna stupendo. Un viola prugna molto molto bello, quindi anche questo wow. Poi ho voluto prendere un pigmento in polvere, questo qui in particolare è Aurora, pagato 2,45 euro, arriva con il suo applicatore e questo è il colore del pigmento, è sull'azzurrino e devo dire che è bellissimo. Sul sito fa vedere l'applicazione sia sullo smalto nero sia sullo smalto bianco e è stupendo, veramente molto molto bello. Non vedo l'ora di applicarlo, chissà cosa me ne uscirà fuori, anche perché non li ho mai applicati questi qua, quindi boh, vedremo, vedremo. Infine, per 19,90 euro ho voluto prendere il kit transfer foil completo. Questo, vi dico subito, è il Cosmo F5. Arriva in questa pochette troppo bella, veramente, e riutilizzabile sicuramente. Ci andrò a mettere adesso dentro non so che cosa, ma fantastica. All'interno troviamo il foil gel, che ovviamente è indispensabile per andare ad applicare i foil, ed è anche un bel boccettone perché sono 15 ml di prodotto. Poi all'interno c'è anche una pinzetta che adesso apriamo, una pinzetta di precisione perché ha delle punte veramente sottilissime. Quindi fantastica. Poi troviamo appunto una forbicina per andare a ritagliare i foil. Poi ovviamente questo pennello, chiamiamolo pennello in silicone, che serve appunto per andare a distendere bene il foil sull'unghia al momento dell'applicazione, per far sì che non vengano magari delle bolle, che non si accartocci tutto. Chissà cosa mi uscirà fuori da sta roba, ma vediamo. E cosa importantissima, ovviamente i foil. Vedete, questo è F5, il codice di questo kit qua. Ce ne sono all'interno 10 e arrivano appunto in questa scatolettina, quindi molto comodi perché sono nel loro posticino. E questi sono i foil. Devo dire che le fantasie e i colori mi piacciono tantissimo. Abbiamo questo qua appunto che ha sparato fuori, perché prima l'ho tirato fuori e non sono riuscita più a rimetterlo dentro bene. Comunque questo sul blu. Poi abbiamo, vedete, questi che sono stupendi. Questo con dei decori bianchi. Cioè, devo dire che questo sui decori neri, bellissimi, sono veramente veramente belli. Ce ne sono dentro appunto 10, le strisce sono comunque abbastanza lunghe, quindi sicuramente dureranno tantissimo. Questo appunto è tutto quello che troviamo nel kit da 19,90 euro. Questo è tutto il mio shopping fatto da sito Michelle Nails. Nulla, io vi mando un grosso bacione, vi saluto. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, spolliciate e ricordate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo col prossimo video.
Ciao!